gente può fare milioni di chilometri per potersi incontrare, per guardarsi negli occhi e spiegare un errore, per un gesto che forse sarà l'unico che potremo ricordare. Io credo nei miracoli che la mente può fare, milioni di chilometri senza doversi spostare, per creare una storia che prima non c'era, ed una nuova invenzione, quella che salverà l'umanità intera. Forse non sai che la primavera arriverà a prenderti domani sera. Canzoni che ti han fatto sognare e ti danno la forza di combattere ancora. Per ogni nuova battaglia c'è una nota che ti canta in gola. Forse non sai che la primavera arriverà a prenderti domani sera. Ce l'abbiamo fatta poi a scoppio di intervallo. Benvenuta Cristina. Allora, devo dire una interprete, una cantautrice, un talento, una voce di cui si parla molto. Ecco, molto di nicchia, come si suol dire, però insomma adesso cerchiamo diventa... Cerchiamo di... Esatto, di allargare gli orizzonti, dei gusti degli italiani. Ecco perché l'album si intitola Torno a casa a piedi. Oggi poi è quanto mai in voga, visto che a Milano c'è il blocco del traffico. In particolare. Perché tornare a casa a piedi è un po' un modo per riprendersi gli spazi e i tempi umani e è un simbolo, diciamo, del rallentamento, se così posso dire, per fare un passo indietro invece che, come dire, raggiungere altre avanti, cose. Sì. Però non è sempre possibile tornare a casa a piedi, quindi. Esatto, quando... però proviamoci una volta. Anche metaforicamente. Esatto, diciamo. Oggi no, perché fa un freddo proprio delle 32, ecco, molto bene. Allora, come mai questa voglia di raccontare nel tuo album c'è anche una... Ho letto qual è il segreto dei giapponesi per arrivare a fine mese, no? Il giapponese è l'arte di arrivare a fine mese, ma non era italiana l'arte di arrivare a fine mese? Della manutenzione della motocicletta. Dunque, sì, no, infatti è una cosa che io non so, però scrivere canzoni significa anche cercare degli spunti per se stessi, ma non li ho trovati ancora, quindi se hai dei suggerimenti per arrivare a fine mese io no, li accolgo ma volentieri. Facciamo, l'arte di arrangiarsi è molto italiana, oltre molto che
molto italiana, scusi, sì, ho deviato un attimino. Sì, è molto italiana, ma appunto per questo chiedo a te. No, no ci scambiamo dei consigli, assolutamente. Poi in questo periodo storico... Ci vuole, periodo storico molto difficile, però in questo periodo storico, secondo me, di grave crisi, di tante cose, forse possiamo riscoprire i valori, quelli veri. Adesso sto dicendo una cosa abbastanza ovvia, mica tanto. No, perché per contrasto spesso ci vogliono momenti un pochino più complicati e difficili da affrontare per creare quello che si dice di necessità virtù. Esatto. E noi siamo specializzati in questo, oltre. Assolutamente. E quindi io con questo album ci ho provato, cioè ho cercato di alleggerire un po' l'atmosfera generale. Ne abbiamo un gran bisogno. Spero di Cristina Donà, si parla molto di te, quindi l'album è ottimo. È uscito il 25, lo promuoviamo con un tour. Il tour si partirà da fine marzo in tutta Italia, metterò le date su internet a breve, quindi cristinadona.it troverete o Facebook, troverete tutto. Va bene, grazie al gruppo, divertentissimo, grazie a Cristina Donà, grazie di essere venuta. Allora, Brescia, Biscardozzi.